Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono qui con una tipologia di video che so che apprezzate sempre un sacco e sto parlando di un video haul. Infatti in queste settimane ho fatto un po' di shopping e senza accorgermene effettivamente ho accumulato un po' di cosine, quindi volevo mostrarvele. Io come sempre cerco di lasciarvi i link sotto nell'info box, dico cerco perché a volte o mi scordo e poi li inserisco dopo, ma li inserisco sempre, oppure semplicemente a volte non trovo effettivamente i link delle cose che ho comprato, però in quel caso lo scrivo e quindi nulla, trovate tutto sotto nella descrizione. E basta, direi di iniziare, anche perché sono un po' di cosine, ci sarà un po' di tutto, make-up, vestiti, abbigliamento, un po' di tutto, come sempre. E basta, vi lascio il video. Allora ragazzi, non so bene da dove iniziare, ma inizio forse dall'acquisto più recente e sto parlando di una magliettina di Pull&Bear. Devo dire che ultimamente io con i negozi di vestiti sto un po' litigando perché non riesco a trovare nulla che mi piaccia, comunque nulla che non sia visto e rivisto. L'unica cosa che sono riuscita a trovare da Pull&Bear è stata questa magliettina, che secondo me era semplice ma non era la solita magliettina tutta tinta unita, e sto parlando di lei. Sì, effettivamente è tutta tinta unita semplice, però ha la particolarità di avere tutti questi micro buchetti che la rendono un attimino un po' più particolare. Mi piaceva anche per la lunghezza, perché sì è lunga ma in realtà potete un attimino giocarci e tirarla un attimino un po' più su, quindi si abbina più facilmente al pantalone che mettete. E poi secondo me è un colore che mi sta anche abbastanza bene in viso, credo, spero. Unica cosa, è leggermente trasparente, quindi io sotto non penso di andarci a mettere un reggiseno, ma semplicemente di copri i capezzoli, così la risolvo in maniera molto molto easy. Nulla, tra l'altro era anche scontata, credo, perché veniva 12,99€ al posto che 19,99€, e quindi ne ho approfittato e l'ho presa. Passerei poi a Sephora, e qui purtroppo non ho da mostrarvi il sacchettino perché in due volte che sono andata da Sephora non l'ho preso nemmeno una delle due volte, quindi per comodità li ho messi qua dentro, vabbè. E il primo acquisto che ho fatto, che in realtà sono stati due acquisti, però li ho fatti insieme proprio perché pensati da mettere insieme, è stata questa lip combo, che è anche poi la lip combo che mi vedete su adesso e che mi vedete ultimamente addosso, ed è composta da questa matita di Sephora che io amo onestamente, cioè secondo me sono un sacco sottovalutate, ma a me durano e sono anche belle morbide, cosa per nulla scontata. Loro sono il lip stain liner e questa qui in particolare è nella colorazione Pink Tea, che io già avevo e non so per quale motivo poi non avevo mai più ricomprato, vabbè. E il gloss invece è lui. Io onestamente non sapevo l'esistenza di questa tonalità di Gloss Bomb di Fenty Beauty. L'ho scoperta su TikTok banalmente perché cercavo appunto delle lip combo e mi è spuntato lui e ho detto no, aspetta, cioè è proprio quello che sto cercando. E quindi ho preso il appunto Gloss Bomb di Fenty Beauty, questo qui è nella colorazione Sweet Mouth, che è un colore super super chiaro, ma è proprio questo il bello, perché riuscite ad abbinarlo a vostro piacimento in base alla matita che mettete sotto. A me l'unica cosa che non fa impazzire dei gloss di Rihanna è l'odore, cioè il sapore che lasciano, non mi piace tantissimo, cioè mi dà un po' fastidio, però vabbè, poi quando lo mettete 5 minuti dopo non ci fate nemmeno più caso, e quindi insomma ho preso loro, che è la mia lip combo del momento. E poi l'altro giorno da Sephora sono ripassata per prendere lui perché l'avevo finito, e sto parlando della Latik di Fenty Beauty, sempre per rimanere a tema. Questo qui è il mascara che sto utilizzando da maggio circa e che non ho mai più cambiato da quando ho provato, lo sapete, ve ne ho già parlato mille volte. Non mi ricordo questo se sia il terzo o il quarto che ricompro, comunque ne ho già comprati un po'. Infatti la ragazza che mi ha servito da Sephora era una ragazza che mi conosceva, che guardava i miei video, mi fa: ho visto che l'hai già ricomprato più volte, e le faccio sì, cioè sono sempre qua da Sephora a ricomprarlo perché metto solo lui e basta, cioè non riesco a utilizzare altri mascara perché non mi danno lo stesso effetto e non riesco a vedermici, cioè lui è proprio top per me. Inoltre, rispetto ad altri mascara che magari costano 30-40€, questo secondo me è anche abbastanza accessibile perché con 20€ ve lo siete portati a casa. Bene ragazzi, prossimo negozio, Calvin Klein. Io già qua rido perché l'unica cosa che compro da Calvin Klein sono le mutande, e mi fa un po' ridere mostrarvele, però ve le mostro dato che fa parte del haul. E ho preso loro tre, quindi ne ho presa una bianca e le altre due nere. Tra l'altro per me loro sono nuove perché io ho sempre avuto il modello classico, mentre così non le avevo mai avute, quindi ho voluto prenderle. Io ragazzi vi dico la verità, ogni volta che compro le mutande di Calvin mi viene un attimino un coccolone, semplicemente perché costano circa 15€ a mutanda, 20€ a mutanda, e dico cavolo, mi scoccia spendere magari 40-45€
euro per tre paia di mutande. E voi mi direte, quindi, cioè, perché le compri? Le compro perché purtroppo con la mia conformazione fisica io metto alcuni pantaloni in cui si vedono le mutande. Voglio o non voglio, si vedono per forza. Quindi piuttosto che magari mostrare la mutandina classica o la mutandina in pizzo che non è molto carina, metto una mutanda loggata che almeno sembra un minimo fatta apposta e risulta anche un po' più carino. Non so se effettivamente questa cosa abbia senso, nella mia testa ha senso, e quindi questo è l'unico motivo per cui io compro le mutande di Calvin, anche perché alla fine queste qui molto semplici non sono nemmeno nulla di che, quindi non è nemmeno un ok spendo soldi però almeno è un intimo bello, no, cioè è un intimo molto semplice, quindi vabbè, però periodicamente le acquisto perché appunto le uso per questo motivo. Queste qui in realtà le ho pagate un po' di meno perché costavano 12 euro l'una, credo, sì, 13 euro l'una, e in più c'era un ulteriore sconto, quindi in tutto ho pagato tipo 30 euro, e per un po' sono a posto. Bene, prossimo negozio, Brandy Melville. Qui ragazzi ho fatto due acquisti e uno è stato l'acquisto della vita, e sto parlando di questo paio di pantaloni. Allora, su questo pantalone ci sarebbero tante cose da dire, a partire dal fatto che se fosse stato un qualunque altro modello io probabilmente non avrei mai comprato. Perché vi dico che non avrei mai comprato? Perché il colore, come vedete, è un colore un po' particolare, c'è un mix tra un grigio scuro, un marrone, c'è dentro una punta di viola, non si capisce bene che colore sia, e di conseguenza non è nemmeno facilissimo da abbinare, anche perché voi sapete che io mi vesto super basic, con colori super neutri, quindi ok, è vero, sopra ci posso mettere il bianco, ci posso mettere il nero, però anche banalmente un grigio secondo me non ci sta troppo, quindi sicuramente un pantalone limitante, quindi io non l'avrei mai 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 acquistato solo per il colore. Peccato che quando l'ho provato, mannaggia a me, non devo provarlo, io sono rimasta scioccata, perché vi giuro ragazzi, questo pantalone sembra disegnato sul mio fisico. Io non ho mai 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 trovato un pantalone che mi fitti così bene come questo, cioè io ero incredula, infatti non mi sono fatta domande, non ho guardato il prezzo, non ho guardato il fatto che fosse un colore poco abbinabile, non ho guardato nulla, ho guardato solo che mi stesse bene e l'ho comprato. Per me trovare un pantalone che mi stia bene, non mi faccia difetto, è tipo un traguardo stupendo, soprattutto i pantaloni a vita bassa, perché io avendo il culetto, molte volte nella parte diciamo della vita, pur essendo a vita bassa, mi stanno larghi, motivo per cui a volte compro le mutande così, anche se stanno un po' larghini e si vede la mutanda, sti cavoli, però chiaramente preferirei avere pantaloni che mi siano giusti, e loro sono perfetti. Tra l'altro sono tornata ieri in negozio per chiedere se fossero arrivati gli altri colori, ma le ragazze mi hanno detto di no. Ho detto che poi ripasserò praticamente di settimana in settimana sperando che arrivino altre colorazioni, perché se arriveranno voglio assolutamente prenderli. E nulla, tra l'altro sono anche belli comodi e sono anche adatti a chi non è altissimo tipo me, infatti questi qui non hanno nemmeno bisogno di essere accorciati. E basta, li amo, questi qui saranno sicuramente i pantaloni di novembre che mi vedrete sempre fino alla nausea. Li ho pagati 48 euro, quindi prezzo da Brandy Melville, però veramente bellissimi. Ma non è finita qui con Brandy, perché appunto ieri sono ripassata in negozio a chiedere dei pantaloni che però non avevano. Ma cosa fai? Esci a mani vuote? Assolutamente no. Infatti ho comprato un cappellino. Allora, anche qui c'è da fare una premessa. Io ragazzi penso di non aver mai messo cappelli in tutta la mia vita, se non uno di Nike, ma tipo 3-4 anni fa. Più che altro perché, boh, mi sento strana quando metto i cappelli. Ma siccome ne ho comprato uno a Valencia, bellissimo, che effettivamente lì ho utilizzato un sacco, ho detto ok, voglio aprirmi al mondo dei cappelli, anche perché secondo me arricchiscono l'outfit, lo rendono un attimino un po' più particolare. Quindi ieri ho visto questo qui da Brandy e l'ho voluto prendere. Tra l'altro ultimamente mi sto fissando con il grigio, ma non il grigio magari che tende un po' più al caldo, che magari mi potrebbe star bene, no, proprio questo grigio bello freddo così, che però secondo me adesso che mi sono di nuovo scurita i capelli non mi sta nemmeno troppo male. E nulla, quindi tutto questo per dire che ho preso un cappellino molto semplice, in realtà c'è scritto St. George con la bandiera, e questo è come mi sta, cioè secondo me i cappelli alla fine non mi stanno malaccio, credo, vabbè, non c'entra nulla con la maglietta che ho addosso in questo momento, però boh, non lo so, mi ispirava. E nulla, quindi l'ho preso e questo qui veniva 15 euro. Bene ragazzi, passiamo al momento più atteso, almeno da me, di tutto il video, perché finalmente posso mostrarvi i profumi che ho acquistato in Spagna. In questi giorni li ho tenuti incartati perché volevo mostrarveli da oggi, cioè da questo momento in poi potrò finalmente iniziare. E appunto, come vi ho detto nel vlog di Valencia, ho acquistato due profumi da Druni, che è una profumeria
spagnola, comunque una catena spagnola che vende di tutto, profumi, hair care, skin care, make up, la qualunque. E appunto io quando sono andata a Valencia settimana scorsa ho acquistato due profumi. Tra l'altro ragazzi, io ve lo dico sempre come info perché fino a qualche anno fa non lo sapevo e avrei voluto saperlo prima. Io quando vado in Spagna acquisto sempre 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 profumi, semplicemente perché costano meno rispetto che comprarli in Italia. In particolar modo se li acquistate alle Canarie, cioè se li acquistate alle Canarie per me li comprate a prezzi stracciati rispetto che starli appunto qua, ma anche in altre profumerie della Spagna. Io appunto questi qui li ho presi a Valencia e quindi se andate lì prendeteli perché secondo me conviene. Io ho fatto rifornimento e ne ho acquistati appunto due. Il primo è stato lui, che è la Vie Belle di Lancôme. Non ho preso il profumo classico ma ho preso la ricarica da 100 ml, perché questo qui è un profumo che già avevo, avevo il boccettino vuoto e quindi mi conveniva prendere la ricarica. L'ho pagata veramente una stupidata. Profumo molto molto classico ma super buono. E poi l'altro che ho acquistato, che non mettevo da almeno penso un anno e mezzo barra due, è il C di Giorgio Armani. Io ragazzi questo profumo l'ho già avuto in passato, mi piaceva tantissimo. Il problema è che io ho un rapporto un po' strano con i profumi, perché sono sempre indecisa se cambiarli, quindi averne di più e fare rotazione, o comprare sempre lo stesso. Diciamo che vado molto a periodi, più che altro perché io ho un mio profumo che secondo me è il mio profumo, che come sapete è il Black Opium di Yves Saint Laurent. E quello ragazzi, cioè quando penso a un profumo che qualcuno dovrebbe associarmi, è quello lì. Però d'altra parte, per quanto mi piace, per quanto non mi stanca mai, vorrei anche provarne altri. Quindi a volte ho dei periodi in cui dico no, devo indossare solo Yves Saint Laurent. Altre volte dico ok, sti cavoli, cambio, così almeno mi rinnovo un po'. E quindi alla fine io alterno questi periodi. Adesso ero nel mio periodo cambio un attimino e quindi ho preso loro due, entrambi da 100 ml, così per un po' sono a posto, anche perché a me ragazzi un profumo da 30 ml dura circa un mese e mezzo. Fate conto che questo qui l'ho comprato a metà settembre, è da 30 ml, guardate, cioè quasi finito. Più che altro perché io ne metto tanto e poi più volte al giorno, quindi vabbè, e nulla, quindi loro. Passiamo adesso all'ultimo negozio, che chiaramente non poteva che non essere Subdued. Io ragazzi sapete bene che lavoro da Subdued, quindi sono tutti i giorni praticamente a contatto con i vestiti e non posso non comprare qualcosina, anche perché noi ci dobbiamo vestire Subdued di negozio, quindi per forza devo comprare qualcosa. Ma poi lo sapete, cioè compravo Subdued anche prima di lavorarci, è un negozio che rispecchia molte volte lo stile che ho, a cose molto semplici, quindi in realtà trovo sempre un sacco di cosine carine. E cosa ho comprato questa volta? Allora, inizio con le due cosine un po' più noiose, ovvero questa magliettina così a maniche corte, grigia, sempre per tornare al discorso che mi sono fissata col grigio. Molto semplici, queste qui sono quelle lunghe, amo il materiale perché si sente che a qualità. Io di queste qui prendo una M e le metto in varie occasioni perché sono molto molto comode. E poi l'altra magliettina, giusto perché comunque io ho tanta fantasia, è sempre grigia, quasi lo stesso colore tra l'altro. Questa qui è un attimino un po' più fredda, però a maniche lunghe, fatta così rimane un attimino un po' più corta e il materiale è un attimino un po' più leggero. Queste qui sono le classiche magliettine che veramente mettete con qualunque cosa. L'unica roba è che ho scoperto che in negozio probabilmente non riuscirò nella mia vita mettere magliette a maniche lunghe, semplicemente perché si schiatta di caldo anche adesso che è arrivato il fresco, e quindi probabilmente anche a dicembre io continuerò a comprare magliette a maniche corte, però queste qui le metto quando esco per i fatti miei. Passiamo adesso all'acquisto effettivamente più sostanzioso, che è un giubbotto. Allora ragazzi, questa cosa mi ha fatto molto molto ridere perché io appunto lavoro da Subdued e questo giubbotto noi ce l'avevamo in negozio da circa un mesetto, messo a posto 500 volte, preso 8 miliardi di volte, non ci avevo mai fatto caso. Cioè sapete quelle cose, no, che tu fai automaticamente ma non ci dai tra virgolette importanza, no? Non ti rendi nemmeno conto di quello che hai in mano. Poi un giorno ero lì che stavo girando per il negozio, stavo mettendo a posto, mi fermo e vedo questo giubbotto e dico ma sai che effettivamente è molto bello, cioè è il mio stile. È anche vero il fatto che fino a due giorni fa praticamente c'erano 25 gradi, quindi comprare un giubbotto non era proprio nei miei piani. Comunque non so, per una serie di motivi alla fine l'ho notato e l'ho acquistato, e sto parlando di lui. Super super bello, c'è in due colorazioni, ovvero nero, che è come l'ho preso io, e anche marrone. Ero fortemente indecisa, però il nero è più classico, lo mettete con più cose, quindi per il momento l'ho comprato nero, ma non escludo il fatto di
poterlo comprare anche marrone. E vi giuro che è fighissimo. Sicuramente non è un giubbotto che metterei in una serata elegante, in un'occasione un po' più elegantina, perché secondo me tende a essere molto più casual, molto, non dico sportivo, però è un attimino un po' più casual. Però mi piace tantissimo, è super super caldo, dentro ha tutto il pellicciotto nero e io, se vi può servire, ho preso un S. Comunque mi sta bene, cioè non mi sta né troppo stretto ma nemmeno troppo largo, anche perché questo qui secondo me è un modello che va vestito un po' over. E quindi nulla, adesso sto facendo un pensierino anche su quello marrone, perché effettivamente è molto bello. E quindi nulla ragazzi, questi erano i miei acquisti. Spero come sempre che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto compagnia. Se vi va, seguitemi sui miei vari social che vi lascio qui, ovvero Instagram, TikTok, Vinted e YouTube, soprattutto su Instagram perché lì vi aggiorno sempre su tutto. E noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video. Un bacio. Everybody knows you will never be the same.